is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Sapete già tutto, forse sapete un po' di meno sul Gioco delle Merende, seconda edizione, che con noi c'è anche il vincitore dell'anno scorso, c'è Davide Pertagli, che poi tra poco chiameremo qui con noi per farci raccontare un po' l'anno che ha vissuto dopo aver vinto questo primo Gioco delle Merende. Allora, è un qualcosa di particolare che va un po' al di fuori dall'ordinario, dalle gare con le città delle competizioni, solo cronometro, solo tempo. Fabrizio Margaroli, uno degli attori di questo torneo, annuisce e quindi io ho subito la parola a Fabrizio, che ci spiega l'essenza di questo torneo. Fabrizio, benvenuto a nostra. Allora, abbiamo... Abbiamo andato l'anno scorso per gioco con gli anni 2, però tutti si sono divertiti, è stato bello, ci siamo divertiti tutti. E quest'anno abbiamo provato a farlo con gli anni 3, perché gli anni 2 diventavano un caso di Giovanni, perché le macchine non riuscivamo ancora a passare. Ora stiamo provando gli anni 3, speriamo di divertirci come abbiamo fatto l'anno scorso. E speriamo che l'anno prossimo useremo le 2RG. Perché se mi hanno l'anno abbiamo una macchina più bella, perché per 10 anni delle cose. Però spero che vi divertiate tutti e un bocca al lupo. La fine dell'anno scorso l'ha vinta Cerco, dov'è? La vera l'ha vinta l'anno scorso, ha vinto il Pinocchio perché è l'unico che ha picchiato. E quest'anno vedremo chi sarà il vincitore della sera e il vincitore del Pinocchio. Allora, grazie. Allora. Luisa! Guarda, ho entrato qui a casa. È stato stupendo. Dopo la giornata passata sulla giornata di c'è già passato, si fa la strada di corso, è stato veramente ripeto, su quest'anno è veramente bello, tutti in compagnia, la scena di fine anno è veramente, veramente bello. È lo spirito che mancava un po' del Mondiale, che si sta piantando di trovare, grazie a questo confronto. Sì, sì, per fortuna c'è ancora gente che ha voglia di divertirsi, di stare in compagnia, e soprattutto grazie a una persona come Mario Lino, che siamo qui anche a festeggiare per il suo compleanno. L'importante è sempre divertirsi tutti senza farsi male, e di sforzare fino a domani mattina. Saggio, la libertà, grazie, ti ritroviamo più tardi. Buon appetito dopo. E vi chiedo un grande applauso per Marco Giampiccolo. Ecco qui, il primo simbolo di questo trofeo di merende sarà il primo a partire. È stato invitato dall'organizzatore, dai promotori del trofeo. Marco, qui con noi per cortesia, ti aspettiamo per... il saluto ufficiale, sarai tu ad aprire il trofeo delle merende domenica mattina. Eccolo qui. Allora Marco, benvenuto da Asta, ben ritrovato, pronto per questo trofeo? Ah, sì, pronto. Un po' meritato, ma
un po' da dire, perché ci stavamo tirando e siamo arrivati. Comunque ringrazio per avermi invitato, sono molto contento che mi abbiate invitato in questo sono molto difficile. Cosa ti aspetti da questo professionale, da questo primo giorno della Valle d'Aosta? Due prove impegnative, particolari, hanno fatto la fila, soprattutto l'altra un po', una prova nuova, la storia della Valle d'Aosta, che è una delle gare più belle in Italia. Dico anche e allora io vi chiedo un grande applauso per voi, grazie ragazzi, buonasera a tutti. Un premio speciale che va a Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti. Premio speciale che va a Luca Cantoressa. Adesso lo vedo nei quattro nostri fotografi e il 5 minuti di video. Così lo puoi appoggiare sull'acceleratore, già il piede è pesante, è ancora più pesante. Anche se lo dimostra, sono 52. Grazie Claudio! E allora dal meno giù, premio che va ad Andrea Spatari. Questo è un premio di incoraggiamento alla carriera per andare a fare quello che ha fatto Claudio Vallino. Mi ricordo vincitore proprio in Valle d'Aosta due anni fa, a Limansoro. L'applauso adesso per Andrea Spatari, concorrente più giovane. E pronti per il premio. Guarda che bello. Alessandro, arrivati quasi alla fine della cena, adesso ne chiamo la mia. Sì, volevo dire a tutti che stasera il Mariolino compie gli anni. Come festeggi? 29. Nico Berger, la sera scorsa, non vedo più, ma quindi lo metto sorpresa. Sì. Bene, questa è una promessa. Spero che il prossimo anno. Allora. Ma io credo che valga la pena sottolineare la presenza di questi due campioni, perché lo spirito, ne parlavamo anche prima con Alessandro Bocchi, è quello di venire tutti insieme e divertirsi, recuperare quella vecchia guardia pia che c'era quando si voleva correre e che adesso è un po' scomparsa. La presenza di due campioni, come per noi di Cantoressa, visto che comunque ci si può sempre divertire, che anche loro sono dei personaggi che alla fine stanno in piedi dei giovani e i giovani da loro devono prendere esempio. Grazie ragazzi.
poi noi abbiamo anche 2% dei meriti, i meriti di tutti questi ragazzi che sono mesi che lavorano per realizzare questo, anche se non c'eravamo il successo era garantito, esatto. Grazie ancora Luca. Allora, guarda, adesso è il momento ufficiale, questo secondo trofeo del Verente intitolato alla memoria di Francesco Pozzi e di Omar Pedrazzoli. Io vi chiedo un applauso per questi due grandi. Siete un bel gesto da parte vostra intitolare questo memorial a questi personaggi in modo di dire che fanno parte un po' anche di quella che è stata la vostra attività in questo momento. Vai. Sì, noi abbiamo deciso comunque all'inizio quando abbiamo fatto questa cosa di efficienza con la famiglia di Omar che ha partecipato anche per l'abbraccio del primo secondo e poi quest'anno con il Santo purtroppo le facciate di più, quest'anno non l'hanno fatto, invece c'è stato un po' di più, ma ci sono passiamo ad un'altra premiazione, diamo un altro senso importante a questa serata perché abbiamo detto prima che Equiraci realmente in Nepal una serie di prodotti importanti per la vostra attività, allora direi che passiamo all'estrazione a sorte, i biglietti li abbiamo distribuiti in precedenza e dunque partiamo da un paio di guanti e allora io chiamerei Claudio Marino col bastone, direi di no. In genere si chiamano i bimbi piccoli per estrarre i premi a sorteggio, non so Claudio se vuoi. Allora, per tirarti un po' sul morale, perché sennò è come sparare sulla Croce Rossa. Allora, parliamo un po' della gara. Domenica tu sarai l'unico che si metterà con questa onda. Perché questa scelta è questa cosa fare il pentino? Niente, visto i vari partecipanti che ci sono qui con anch'io, facciati bene. Mi appoggio bene perché è da. Innanzitutto, a quest'ora. Bravo! A quest'ora di solito un paio d'ore che dormo. No, niente, non c'è da divertirsi, siamo qua per divertirsi, non c'è da niente. Stanno avanti alla tutti questi, preso Luca adesso. Tutti forti. Allora, certo, due prove un po' particolari questi di questi giorni, come... Sicuramente... con le prove è molto divertente, però se posso dire la mia mi sembra un po' troppo lunga. Sinceramente penso che qui siamo tutti scherzi a parte, siamo tutti abbastanza, però credo che non vai lì in generale, possono partecipare anche persone non molto esperte. Secondo il mio punto di vista sono questa è la mia idea. Divertenti sicuramente. Io penso che sono quello che ha provato bene. Grazie, allora grazie Claudio Marino al suo bastone, poi andiamo un po' a capire chi succede. I giovani, i piloti prestigiosi, qui con noi in sala questa sera ci sono, adesso io
vado a chiamare uno per uno per farci raccontare un po' quella che è stata la loro stagione. Ci sono piloti che hanno, si sono ben comportati, hanno vinto tanto in ambito nazionale. Allora, proprio in ordine come li abbiamo scritti, lui è stato secondo tra le R3 nel campionato italiano rally. Parliamo di Andrea Lucita. Bravo! Sei tornato giusto in tempo. Allora, parliamo di più giovani e più gente di fronte a questi grandi piloti del realismo italiano. Allora, ci racconti un po' la tua stagione, forse è finita con un risultato che non è grande che non è. Comunque una stagione secondo noi fantastica, tutta la squadra ha lavorato in modo da creare il servizio, quindi ci resta la soddisfazione di essere stati lì fino all'ultimo. Ripeto, sono i mezzi in campo, ci sono noi, così è successo, speriamo che sia successo prossimo. Però il prossimo ci ritroverai. Sì, stiamo cercando di mettere su grazie, grazie, complimenti. Allora, abbiamo un giovane ad un altro giovane, restiamo qui vicino perché andiamo solo a Biella con Omar Bergo. Allora Omar, raccontaci un po' tu questo epilogo un po' sfortunato, carierici. Questo epilogo, i primi mesi scorsi in Toscana sono andati a vedere il talento, ma forse anche il mesi mi ha capito male, abbiamo fatto una grande video. Da via così tutto il programma, sinceramente, è stato il mio errore, forse il primo dell'anno, però per la mia cara, sono sempre il campo della mia cosa speciale, più tardi, pensavo di tanti anni, ci sono andati a fare il mio studio, per così non è stato, dovrei imparare da chi vuole le mie spalle e ci troveremo il prossimo anno. E qui siamo fatti, speriamo di raccogliere di tutto. Oh, ma pure tu invece di trofeo delle merende non correrebbe mica, però sei qui con questi amici. Grazie Omar, complimenti a te per tre numeri, abbiamo bisogno di tre numeri. Allora, numero 8. Pietro. Vabbè ragazzi, allora il numero era l'11, che è quello di Luca Cantamessa, prima che nessuno vedesse niente, l'ha rimesso dentro. Confermo! Grazie Luca! Numero 35, dice Pierroni. Tutta personalizzata, vi ricordo, offerta da Happy Race. Io non so bene, questo è un premio tantissimo, siamo alla tutta personalizzata, tutta personalizzata che va al numero che abbiamo perso 22. Chiamo l'equipaggio, quello composto da Alessandro Mancone, Corrado Mancini,
che premieranno per docente della formazione di musicisti che vinco nella ricerca Lino Sommavilla. Anche a voi ragazzi, perché anche quest'anno avete voluto essere presenti per trascorrere una serata tra amici, tra appassionati di rally, ma tra persone che hanno anche un cuore. Oltretutto io avevo come Luca, peraltro, avevo promesso che ci sarei stato quest'anno a Bino a cuore, e invece ahimè Luca ci è riuscito, io no, prometto che il prossimo anno cercherò a tutti i costi di partecipare, comunque non correrò, però sono presente stasera per questa manifestazione e questa solidarietà, come hai detto tu, che fa sempre bene. Quindi un'anteprima, terza edizione Trofeo Merenda, anche Piero Longhi presente sulla pista, molto bene. Luca, tu quest'anno hai onorato le promesse dell'anno scorso e quest'anno correrai. Sì, l'anno scorso ero stato molto colpito da questa manifestazione, una bella iniziativa, un sacco di ragazzi uniti per divertirsi, uniti per partecipare comunque a uno sport di cui ho vissuto per tanti anni a buoni livelli, e mi sembrava giusto, dopo la promessa dell'anno scorso, di mantenerla e venire a partecipare in prima persona. Però anche da portabandiera a Piero, perché Piero non è potuto venire da tantissimi impegni già quest'anno. Io ero un po' più libero, quindi è con grande piacere che ho accettato questa edizione e speriamo di esserci anche il prossimo anno. Perfetto. Piero, comunque la tua presenza, la vostra presenza qui questa sera ha portato tanti ragazzi, sempre di più. Ha un significato anche per voi? Ma sicuramente sì, anche se penso che i ragazzi non sono venuti per noi, comunque sono venuti perché comunque anche l'anno scorso questa cena, questa manifestazione è andata molto bene. Mi ricordo che l'anno scorso erano 180, quest'anno 150, quindi vuol dire che già il secondo anno le presenze sono aumentate di molto. Quindi speriamo che poi il prossimo anno saranno anche di più, quindi ripeto, non, sicuramente non è per la presenza mia di Luca o di Alessandro o di altri, diciamo, di rallisti un po' più conosciuti, un po' più vecchi, ecco, rispetto, però... Vanno forte, perché poi alla fine qui c'è una malattia che è quella della velocità. Sì, dai, che andavano almeno per quanto mi riguarda, io sono un po' più... Come ho detto, vediamo, entrando, ripeto, spero di esserci anch'io e comunque sicuramente ci sarò, in modo nell'altro. Promessa fatta. Alex, tu che partecipi, organizzi, Piero ha fatto la promessa e Luca l'ha mantenuta? Luca sì, l'ha mantenuta, ma non è stato difficile farlo venire, no, è stato bravo, ha mantenuto la promessa, ma il Piero sicuramente il prossimo anno arriverà anche lui, quindi meglio di così, sarà
un'ottima, come può dire, uno spronamento per chi vuol tornare ai vecchi tempi, dove comunque l'Unione, cioè anche il Piero, anche Luca sono partiti come da giovani, sono partiti come tutti quelli che sono qua in sala, quindi è giusto far capire che da lì si parte e poi si può diventare grandi, poi le vie sono infinite, quindi però questo è lo spirito del trofeo, quindi anche loro vogliono ritornare giovani e far vedere che comunque non hanno premi a giocarsela con dei ragazzi che magari hanno 20 anni in meno per avere una competizione sicuramente molto più forte. Oltretutto questo trofeo è particolare perché va al contrario, prima si fa la festa, poi si fa la gara, quindi questa sera la cena da organizzatore è andata bene, soddisfatto, mi sembra che tutti sono soddisfatti, domani c'è la gara, spieghiamo un po' come sarà la gara. Ma sì, stasera la cena, domani le verifiche, poi la gara, sicuramente qui ti dico nessuno sta a perderci, quindi vorranno tutti vincere. Poi sicuramente saranno avvantaggiati chi comunque queste macchine le usa già durante la stagione. Qualcuno come me che ormai è 6 anni che non ci corro più farà un pochino più fatica. Comunque ci mettiamo nel mezzo e cerchiamo di fare meglio che si può. C'è anche il galà della modestia, va bene. Ok, quindi ragazzi grazie, in bocca al lupo a tutti per domani, per le prossime gare, i prossimi impegni. Grazie per essere stati qui. Perché se la giocheranno penso di brutto. Tu come la vedi questa sfida? Non è semplice. Secondo me loro due devono stare attenti ai giovincelli, ho paura che andrà a finire così, però sarà una bella lotta. Io vinco la ricerca, secondo trofeo merende, un memorial corso da piloti del VCO, dell'Ossola soprattutto in Valle d'Aosta. Mario, questo sogno, questo progetto sta andando avanti benissimo. Sì, fortunatamente è il secondo anno, quest'anno l'affluenza è stata molto più comparata dell'anno scorso, siamo riusciti a portare alcuni piloti del campionato italiano rally, oltre a correre anche questa sera, anche se non corrono comunque sono tutti qua con noi a cena, e poi quest'anno abbiamo capito che tutti loro hanno veramente capito il senso di questa serata e questa è la cosa più importante. In più la cosa importante di quest'anno è essere riusciti a portare Gianpiccolo, che è un ragazzo che soffre di sclerosi e il suo sogno era fare un rally, e noi abbiamo dato questa opportunità guidando, sarà in mezzo a noi partendo e confrontandosi con i campioni del rally di oggi. Così si realizza un sogno, così si porta avanti anche un progetto importante che è quello appunto di devolvere il ricavato per una causa molto nobile. Sì, questo sì, siamo partiti l'anno scorso dove tutti i soldi ricavati li davamo alla fondazione di Io Vinco la Ricerca. Quest'anno oltre a dare la fondazione siamo riusciti a pagare le spese a questo ragazzo per venire a correre e in più riusciamo a dare anche qualcosa con la cena che faremo poi di premiazione sua dai disabili a Domodossola, dei soldi alla prateria e dei soldi al Memorial Zonka, e questo è quello che comunque è a lustro di questa manifestazione. Questa manifestazione è anche dedicata ad altri due amici che ora non ci sono più ma comunque molto legati a voi. Sì, uno è Omar Pedrazzoli e l'altro è Francesco Pozzi. Quest'anno abbiamo deciso di fare Francesco Pozzi perché al 111 non c'è stato il premio, allora noi abbiamo visto che comunque era un carissimo amico, abbiamo detto qua all'incidente era successo a Aosta di fare anche un premio a lui, oltre che alla molta disponibilità della famiglia dell'Omar Pedrazzoli che ha donato i trofei e che ci sarà la premiazione della cena a cui tiene tanto questa manifestazione. Mario, parliamo un ultimo minuto di quella che sarà la gara, perché è una gara particolare, qui ci sono piloti che hanno una certa esperienza, che corrono con ragazzi giovanissimi o con semplici appassionati. Sì, è quello il bello, infatti ne vedremo delle belle, vedremo domenica, vedremo perché abbiamo cercato di mischiare il campione con il ragazzo che lo fa normalmente e vediamo cosa uscirà. Domenica sera vedremo, speriamo di arrivare tutto all'arrivo e che vada tutto bene. Fabrizio, anche Happy Race quest'anno si è avvicinata a questa manifestazione, a questo gruppo di amici, come mai? Perché Happy Racer è una realtà da decenni nel settore delle competizioni, è un gioco fondamentalmente, bisogna divertirsi, noi abbiamo in questo momento la possibilità di far godere un po' di più di questo avvenimento dando in omaggio determinati prodotti, per noi è un ottimo veicolo anche di visibilità, di far divertire
divertirci noi stessi, qua la compagnia e l'umore si sente già alle stelle. Oltretutto si festeggia e si è qui tutti insieme, si è uniti, anche tanti non corrono ma vogliono essere qui per una nobile causa. È molto importante per una associazione, per un'attività che si occupa, che comunque lavora, dare il proprio contributo a questo tipo di iniziative. Ma quello sicuro, è simpatico e singolare che comunque nel mondo delle competizioni ci sono molte persone che hanno avuto incidenti, cioè comunque aggrega anche nella sfortuna le persone. Noi abbiamo voluto unirci a questa fondazione, lo spirito è nobile, la nostra attività è un'attività di persone piacevoli e che hanno passione di questo mondo e lo dimostriamo anche in questo. Okay. I 31 equipaggi che hanno aderito a questa iniziativa ci sono anche loro. Esatto, siamo anche noi, vediamo un po' cosa succede, speriamo di arrivare e poi il risultato lo... Ma io dicevamo prima, il risultato c'è già, l'avete già raggiunto voi. Già qua, stava partendo, poi dopo cosa succede? Va bene così? Perfetto, benissimo. Una ventina di secondi anche per voi e poi... breve parco assistenza, intanto in pieno svolgimento la prova speciale di fila, se riusciremo prima della fine vi daremo anche i risultati.
Nicola Minola con il numero 88. Andiamo un po' a cercare. Raccontami com'è andata. Ah, la prima prova l'abbiamo fatta praticamente un po' di questa volta, non andava nel certo modo, ma abbiamo divertito, poi siamo arrivati. Benissimo, ed è stata una grande festa, avete fatto una grande iniziativa. Poter dire io ci sono stato per quello, forse è il premio più bello, lo sai. Per quello sì, sicuramente. Alle prossime ragazzi, ciao!